Gita fuori porta direzione Roccia Milone, che lo faremo però domani. Sacra di San Michele da una parte, Roccia Melone dall'altra. Ed ecco già i cartelli Roccia Melone. Ed eccoci arrivati dopo una serie infinita di curve, però super panorama. Ecco il nostro mezzo. Il sentiero che faremo domani è la vetta 3538, Roccia Melone 4 ore, lassù. Giro di perlustrazione, siamo venuti al rifugio La Riposa. Attenzione, c'è già una croce. Conquista la prima croce. Tornati alla macchina, direi che è ora di fare cena. Cin cin a Roccia Melone. Ed ecco il tortino. Zucchini di Aisone anche. Che prelibatezze. E adesso ci scaldiamo con questa specialità della Bretagna. Ed ecco la nostra casa per questa sera. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Yeah! Ed eccoci svegli, abbiamo dormito tantissimo. Mamma mia che vento stanotte. È ora di fare anche i panini, tavolino. Prosciutto congelato, il sole e nostra meta lassù. Questa dove abbiamo dormito, lassù, fantastico, un po' freddo, però... Partenza ufficiale alla conquista del Roccia Melone! Laggiù il cadasti, sempre più vicino, dai. Sentiero un po' sale, eh? Ultimo pezzo e siamo arrivati. Prima tappa raggiunta. Ed ecco il rifugio. Ciao cane. E si riparte, si riparte. Guarda qua la cumpa. Seguitemi, seguitemi. Tutte queste frecce, non so, ma mi confondono un po'. Dove vado? Dove vado? Ed eccoci a 3015 metri. Ma ogni tanto si fanno anche delle curve, non è tutto dritto, ma... Il colle lassù. Eccoci una croce, sempre più vicino. A cima.
Eccoci arrivati. Anebori. Ed ecco niente proprio di meno che Vittorio Emanuele in persona. Eccoli! Ecco dove è la cumpa! Vogliamo il velone! Ma noi andiamo ancora più in su e conquistiamo la cima! Ecco il ghiacciaio! Col melone sul roccio melone. Guarda. In cima. Tutto un altro sapore sul roccio melone.